Un aperitivo? Allora, un aperitivo, ragazzi, di almeno 150.000 euro. Esatto. Charleston di Arezzo. Grazie. Un cocktail spaventoso. Cocktail spaventoso in compagnia del Santone dello Svapo, Yuri. E ci abbiamo anche Marco Polo oggi. Davis. Yeah, Davis e Marco Polo. Eh sì, è quello delle 1.000 lire, vedi? Siamo ad Arezzo, non siamo in Giappone, come si vede. Alla vostra. Allora, stiamo bevendo il Negroni. Sì. Ci dicevi? Noi l'abbiamo fatto con Carlo Alberto, riserva, che è assolutamente un grandissimo verme. Il secondo step lo vorrei fare con il vermouth mediterraneo, per il quale ho un concorso di colpa, nel senso che ho aiutato chi ha preparato i primi 9 campioni di questo vermouth a luglio e abbiamo scelto questo. La differenza con il Carlo Alberto Lampante, intanto guarda il colore, che è un rosso vivo, nell'altro caso è un, diciamo, un occhio di pernice, un marrone un po' carico. Sì. Qui la presenza di caramello è evidente anche dal colore. Questo è un vermouth toscano che puoi bere anche solo, l'altro da bere da solo è veramente difficile. Beh, però è buono il Mediterraneo, eh? Proviamo l'altro. Che buono l'aftertaste del Mediterraneo, micidiale. Io preferisco questo, devo dire. Carlo Alberto. Io invece ti dico che quello perfetto. Per me... Perché questa è un'enoteca tra le più famose di Arezzo. No, la più famosa di Arezzo. Penso che sia stata la prima, credo, per non... Ma ti vergognare, vai, no, dai, dai, fai dire qualcosa, se vergogni. No, ma voi siete VIP, no io, ragazzi. Matteo, dai. Io non sono qualcosa. Della televisione. Non è della televisione, ragazzi. Allora, potete ammirare questo posto, i bellissimi arredi. E questo qui è un arredo. C'è prima 340 euro a bottiglia. Esatto. Questo. È arrivato anche il medico. Dai, è arrivato il medico è arrivato. Va. Che bottiglia è questa qua? Gin. Acqua verde. Ma questa l'hai bevuta tutta te? No. Ah, ok. Insieme. Agli amici. Grande Marco Polo, dimmi. No, Marco Polo è 1.000 lire. Ora c'è un po' di tartini. Ma infatti sto venendo l'altro. Bene, qui sono saltati i schemi, eh. Ciao, ciao. Non mangi la mortadella? Così nature, in purezza. Bravo, hai detto bene. Che beviamo adesso? Ho preso uno champagne. Ha scelto lui, ha scelto irrispettosamente. Cosa che io non gliel'avrei assolutamente dato, gli avrei dato... un bel prosecco di Val d'Obbiadene, una dai, cosa che è consona alla sua persona. Viene da Castiglion Fibocchi, d'altronde. Dai, lui! Tutti, sì. Lui no, però... Ragazzi, campai, auguri. Alla salute, alla salute. Questo, insomma, ma che cosa stiamo bevendo? Auguri. Allora, ve lo faccio la descrizione. Vai. Allora, questa è una delle maison, diciamo, più antiche di quello lì che è lo Champagne. Siamo nella Marna, la valle della Marna. Sì. E Parné, che è un posto, la Beverly Hills del Bumba Bumba, ora ve la dico. Perché qui c'è, vedete, sì. Comunque siamo nel tempio del bere di Arezzo, comunque. Però, come dico sempre io, cioè lo Champagne fa il suono della felicità, capito? Nel senso, quanto che stappi. Perché, esatto. È festa, è gioia. Sì. Fa sempre allegria, eh? Fa sempre allegria, capito? E poi l'hai sentito? Hai sentito? Buono? Buono. Allora, abbiamo finito di bere a Charleston, siamo alla Commendina d'Arezzo. Ci abbiamo... Bravo, Dio! Te sei Emiliano! Come ti chiami? No, sono romagnolo. No, Emiliano, dire così. Abbiamo Matteo Budget Illimitato Gallegati. Il fatto che non ce ne sono tante, siete in pochi ad averli. Santone dello Svapo, lo conosci? No, Santone dello Svapo. No, vabbè, non... Ah, sì, ma lui era già venuto. Sì, vabbè, ma lascia perdere, non importa quello. Intanto non ti ricollegherò mai. No, ma... Non ti preoccupare, io mi vergogno tanto, vai, guarda, vai. No, apri sta bottiglia, questa prima è vecchia. E poi io ti dico, io questo ho sentito un 82 di questo qui. No, non 1939, no, 82, no, ragazzi, questo è il Riesling più buono che c'è sulla faccia della terra e l'ho trovato qui stasera. Lui, da bravo albergatore, ha sentito la parola io. Ristoratore. È arrivato a gamba tesa col vero prodotto. Questo, ragazzi, è gasolio in bottiglia. Però quando lo bevi... ma io sono girato di là.
Luca, per ragazzi, cioè, se c'è ma te dimmi che c'è sta gente. No, no, ma sei fuori. Sta gentaccia, sta gentaccia. Brutta gente. Infatti sto già tanto fastidio. E più che altro io non avevo fame e ho mangiato tre primi e due secondi e tre o quattro bottiglie di vino. Esatto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ciao, ciao. Grande Marco Polo. Ciao ciao.